Tempesta d'amore anticipazioni. Trama puntate, dal 18 al 24 dicembre 2023. Paul finisce a letto con Tatiana. Lunedì 18 dicembre 2023. Constanze ha ormai la certezza che Paul e Josie siano diventati amanti. Per questo, quando intuisce che il ragazzo vuole addirittura lasciarla, finge di aver ricevuto una diagnosi nefasta. Nel frattempo, Josie sogna lei e il Lindbergh felici insieme, acclamati da tutti i loro amici. La giovane, purtroppo, è molto amareggiata in quanto è stata sospesa da Werner a causa dei furti avvenuti in cucina. Hildegard è pronta a mettere la mano sul fuoco, è stato Andrea a rubare. E non esita ad affrontarlo duramente. Contrastato dalla macchinazione di Constanze, Paul non porta a termine il suo piano e delude Josie. I due litigano. Henning è sulle loro tracce, pronto a smascherarli ed origlia parte della loro conversazione. Jerry ribadisce a Merle di amare Shireen. Paul chiede a Vanessa dove sia finita la Clee dopo aver perso le sue tracce. Martedì, 19 dicembre 2023. Merle ha un vero e proprio crollo emotivo dopo la confessione di Jerry. Il giovane cerca di starle accanto ma è tutto inutile. La dura reazione della Fina colpisce a tal punto il Richter da spingerlo a ritrattare i suoi sentimenti per Shireen. Constanza è sempre più soddisfatta del suo oscuro piano e fa credere a Paul che non potrà più camminare. Rosalie è ancora divisa tra Raphael e Michael che, intanto, si è imbattuto nella banconota del rivale con impresso il suo numero di cellulare. Andrea è costretto a rivelare ad Hildegard di essersi servito delle materie prime presenti in cucina per rifornire il servizio di catering. Teme che suo fratello non gli perdonerà mai una cosa del genere. Josie è distrutta a causa degli ultimi accadimenti. Tutto sembra remarle contro. Alphonse sta sempre più male e da Michael non resta che sottoporlo ad esami più specifici. Mercoledì, 20 dicembre 2023. Michael effettua un prelievo al Sombichler per verificare se è per davvero intollerante al glutine. Il concierge non intende rinunciare ai piaceri della tavola e ciò lo porta a litigare con Hildegard che, invece, è pronta a modificare radicalmente la sua alimentazione. Constanze passa alla seconda fase del suo piano. Ingaggia una donna di nome Tatiana per sedurre il Lindbergh e spingere Josie a dimenticarlo per sempre. Jerry, spiazzando tutti, ritorna con Merle. Shireen è sconvolta dalla sua decisione e si reca dalla Clee in cerca di sostegno e conforto. Alla fine, Josie insiste. Consiglia alla Celan di non arrendersi, di lottare per la sua felicità. Una cosa è certa, Shireen non vuole ritornare con Henning perché non lo ama. Pertanto, si reca prontamente da Jerry pronta a riconquistarlo. Lui cosa farà? Lascerà Merle Finau? Giovedì, 21 dicembre 2023. Rosalie ha una nuova forte discussione con Michael. Attraverso un dialogo con Constanze, la falsa PR Tatiana Flerk lascia intendere di essere giunta al Furstenhof solo per rovinare per sempre i rapporti tra Josie e Paul. Yvonne ascolta lo sfogo di Shireen e la incoraggia a non mollare la presa con Jerry. La giovane, però, si rende conto che il suo amato è particolarmente sotto stress. Per questo, effettua una scelta molto dolorosa. Josie e Paul si incontrano nel bosco. Più tardi, Paul si imbatte in Tatiana che lo intrattiene con una scusa. Con fare ammiccante, la donna fa di tutto per convincerlo a cenare con lei. Lui, per motivi di lavoro, è costretto ad accettare. Josie arriva al loro tavolo per portare il menù e si accorge dei tentativi della Flerk di provarci con il suo amato. Il Lindbergh, però, non risponde minimamente alle sue continue avance. Venerdì, 22 dicembre 2023. Tatiana cerca di far bere Paul il più possibile allo scopo di fargli perdere la lucidità. Poi, con la scusa di realizzare un selfie, si avvicina, pericolosamente, a lui. Josie, il giorno seguente, è chiamata a riordinare la camera da letto della Flerk. Ed è fuori di sé quando ritrova Paul nel suo letto. Lui afferma di aver bevuto a dismisura quella sera ma di essere certo di non essersi concesso. Il piano di Constanze ha ormai dato i frutti sperati. Josie, infatti, non riesce a perdonare Paul per il tradimento e lo lascia, affermando di voler partire da sola. Paul è disperato, Josie, però, non vuole più vederlo. Lui insiste.
Era ubriaco, ecco perché è finito nel letto di Tatiana, ma non l'ha tradita. Arian ha in mente un nuovo intrigo per rendere difficile l'esistenza e la carriera ai Salfield. Di cosa si tratterà? In carcere incontra un avvocato molto agguerrito. Sabato, 23 dicembre 2023. La riconciliazione tra Michael e Rosalie lascia un retrogusto molto amaro. La donna non fa che pensare a Raphael. Più tardi, il dottore viene contattato per sostenere un colloquio per la posizione di primario presso un ospedale sito a Monaco. Al settimo cielo, si convince che realizzerà il suo più grande sogno. Quando scopre che dovrà annullare il viaggio in Nuova Zelanda programmato con Rosalie ai fini del suddetto colloquio, prende una decisione che delude la sua amata. Con Constanze al suo fianco come avvocato, Christophe è fiducioso che Arian non sarà più un problema per nessuno. La Fonte Lime gli racconta poi quali informazioni ha ricevuto sul nuovo progetto della Kahlenberg, volto ad evitare una lunga pena detentiva. L'avvocato Steinmeier è con la Dark Lady, pronto ad illustrarle la sua nuova strategia difensiva. Domenica, 24 dicembre 2023. Michael manda un messaggio a Rosalie dopo essersi calmato. Sebbene colpita, lei non fa altro che pensare a Raphael. Arriverà per davvero a contattarlo? Constanze dice a Paul di credere nella sua innocenza. Josie, invece, con il cuore infranto, si allontana. La Fonte Lime esulta, tutto sta andando secondo i suoi pronostici. È riuscita a separarli. Disperato, il Lindbear prova un ultimo tentativo di riappacificarsi con la sua amata. Christophe è preoccupato. Il processo contro Arian è alle porte. Lei già pregusta la vittoria. Jerry si convince di aver fatto la scelta giusta a lasciare Shireen ed a ritornare con Merle. Dice addirittura che i suoi sentimenti per la Finau sono più solidi che mai. Nel frattempo la donna non solo decide di lasciare il suo lavoro in Inghilterra, ma arriva anche a lanciare a Jerry una proposta di convivenza. Tempesta d'amore anticipazioni, puntate tedesche. Michael Niederbühl e Nicole Alves, un amore impossibile. Mentre in Italia Michael è sempre più attratto dall'amica Caroline Lamprecht, in Germania i fans di Tempesta d'amore sono alle prese con l'amore impossibile tra l'affascinante dottore e la new entry Nicole Alves, madre della protagonista Anna. Perché impossibile? Tra imprevisti ed equivoci, fra intendimenti ed impedimenti, la coppia tarderà a sbocciare. E proprio quando tutto sembrerà procedere per il verso giusto, una parola di troppo del medico getterà la donna nel più totale sconforto. Tempesta d'amore anticipazioni, puntate tedesche. Michael e Nicole decidono di restare solo amici. In Germania è appena cominciata la 20ª stagione che vede al centro della scena ben tre protagonisti, ed ovvero Philipp Brenz, Anna Alves e Vincent Ritter. Attorno ad essi stanno prendendo forma diverse vicende pronte a lasciarci con il fiato sospeso. Tra esse vi è quella che vede sotto ai riflettori Michael Niederbühl e Nicole Alves, madre di Anna. Ex governante degli Schwarzbach e legatissima ai figli di Alexandra, Nicole è una donna onesta, disponibile ed empatica che giungerà al Fürstenhof in cerca di lavoro. All'inizio, dati i suoi vecchi rapporti con la comproprietaria dell'hotel, non verrà accolta nel migliore dei modi dagli azionisti, ed in particolare da Robert. Una serie di malintesi porteranno infatti i due a scontrarsi più volte. Grazie all'intervento dei Sonnbichler, il figlio di Werner si renderà poi conto della dolcezza e della bontà della donna della quale, pian piano, se ne innamorerà. Reduce dalla delusione sentimentale di Cornelia, Robert aprirà totalmente il suo cuore alla new entry. Ma non sarà affatto l'unico. Anche Michael perderà la testa per lei. Il dottore, infatti, nella nuova stagione, ci verrà presentato come un uomo fortemente scosso a causa della sua turbolenta vita sentimentale. Dopo l'addio di Rosalie, che sceglierà di partire con Raphael, il medico deciderà di rifarsi una vita con Caroline. Ad un passo dalle nozze, la Lamprecht gli rivelerà di essere innamorata di Vanessa che, per lei, lascerà Max. Dunque, personaggi storici della soap nonché grandi amici, Robert e Michael scopriranno di provare gli stessi sentimenti per la stessa donna ed ovvero per Nicole. Nel frattempo, quest'ultima riuscirà a rilevare il caffè Liebling ed a diventarne comproprietaria insieme a Michael.
ciò la porterà a stare a stretto contatto con lui tutti i giorni. Nonostante ciò, sarà con Robert che riuscirà a stabilire una complicità fuori dal comune, tanto che i due inizieranno ad uscire subito insieme. Un giorno, Nicole riceverà dei messaggi in forma segreta. Tali messaggi, sotto forma di email, la colpiranno non poco. La donna si convincerà che l'artefice sia Robert e ma deciderà di nasconderglielo per stare al gioco. Intanto Michael, certo di non avere speranze con Nicole, tenterà di interrompere i contatti con lei, ma senza successo. Il destino, infatti, li farà incontrare più volte. Una sera, nel corso di una cena ove sarà presente anche Robert, tra la Alves e il Niederbull nascerà una forte intesa. Il Salfield, deluso, si sentirà addirittura di troppo. La situazione si complicherà quando Robert, ignaro della fitta corrispondenza tra la sua amata e Michael, chiederà a quest'ultimo dei consigli per fare finalmente breccia nel suo cuore. Sarà così che il medico vuoterà il sacco riguardo ai messaggi anonimi. Ma lo convincerà, a malincuore, a spacciarsi per lui. Poi, pentitosi, deciderà di raggiungere la Alves per dichiararsi. Giunto in hotel, ecco che accadrà l'inimmaginabile. Michael assisterà ad un bacio appassionato tra Robert e Nicole che lo getterà nel più totale sconforto. Con il passare dei giorni, il Salfield si sentirà attanagliato dai sensi di colpa. Comprendendo di non poter basare la sua relazione su una grossa bugia, deciderà di rivelare a Nicole la verità sulle email. Benché delusa, la donna lo perdonerà, salvo poi ritrattare tutto per via dei sentimenti per Michael. Quando però quest'ultimo si presenterà da lei, ecco che la donna lo rifiuterà, affermando di essere nella confusione più totale. Sarà in tali precarie circostanze che Robert riceverà una allettante offerta lavorativa dall'Italia. Contro ogni previsione, deciderà di accettarla. L'uomo affermerà di non vedere un futuro con la ex governante, perché certo che il suo cuore appartenga al dottore. Dunque, dopo la partenza del Salfield, assisteremo ad un riavvicinamento tra Michael e Nicole? Ebbene, la risposta è no. I due, di comune accordo, decideranno di restare soltanto amici. Ma si sa, in una soap come Tempesta d'amore, mai dire mai. E infatti, Tempesta d'amore anticipazioni, puntate tedesche. Malintesi ed imprevisti allontanano Michael e Nicole. Proseguono le nostre anteprime che indicano che, all'improvviso, Nicole apprenderà dell'interruzione degli studi di sua figlia, Anna, che giungerà al Fürstenhof con un segreto da nascondere. Scopriremo infatti che la giovane vuole al più presto trovare lavoro in modo da raccogliere il denaro necessario utile a finanziare l'operazione chirurgica del suo adorato cavallo Apollo. Nicole, però, spronerà la figlia a riprendere l'università quanto prima. I continui scontri con lei la porteranno a concentrarsi molto su se stessa e ad allontanare Michael. Ma nonostante i tentativi di tenerlo a debita distanza, la Alves si scoprirà sempre più attratta. Tuttavia continuerà a negare di esserne innamorata, perfino a se stessa. Un giorno, disperata, confiderà ad Hélène, madre dei fratelli Richter, di non volere una relazione, specie dopo il fallimento della sua storia d'amore con Robert. Nonostante questo, cercherà comunque di preservare un rapporto amichevole con il dottore, che soffrirà tantissimo a causa della sua freddezza. Intanto Hélène si sentirà sempre più in difficoltà con Michael ed, un giorno sarà vicinissima a confessargli la verità sui sentimenti dell'Alves per lui. Successivamente, una serie di eventi imprevedibili, come ad esempio un improvviso mal di testa di Nicole dopo aver assunto dei farmaci sbagliati ed una urgenza ospedaliera di Michael, porteranno i due ad interrompere svariate occasioni di confronto. Hélène, certa che invece siano una coppia perfetta, le studierà tutte per farli stare da soli. Un pomeriggio, però, Nicole equivocherà totalmente un tentativo dell'anziana di organizzare un appuntamento. Il risultato sarà che litigherà con Michael, per giunta ignaro di tutto. Sarà così che i due, da quel giorno in poi, sceglieranno di ignorarsi e di far finta di non essersi mai conosciuti. La situazione si ribalterà quando tra la donna ed il medico si arriverà ad un nuovo incontro a distanza di tempo. Ebbene, gli spoiler rivelano che, nel momento, clou, Nicole si vedrà costretta ad andarsene. Sempre più devastato, Michael deciderà di dimenticarla. Ma ecco che accadrà qualcosa che li porterà di nuovo a vedersi. Una mattina, Nicole si dimenticherà di consegnare a Michael la chiave di riserva del suo appartamento. Hélène si convincerà che il dottore non la rivoglia più indietro per consentirle libero accesso. Ciò porterà i due a vedersi.
Nel corso dell'incontro, il dottore organizzerà una sorpresa speciale per la sua amata. L'amore sboccerà questa volta? Le anteprime mantengono lo stretto riserbo sulla faccenda, ma lasciano supporre che qualcosa di bello accadrà. E questo qualcosa sarà duraturo? Per niente. Dopo alcuni giorni, Michael, in un discorso, affermerà che per lui l'autonomia in una relazione è cosa estremamente importante. Sebbene Nicole si mostrerà d'accordo, la prenderà troppo sul personale e si sentirà offesa dalle sue parole. Michael se ne accorgerà e cercherà subito di rimediare. Nascerà, però, un malinteso ancora più grande. Insomma, la conoscenza tra il Niederbull e la Alves non è affatto nata sotto una buona stella. Prima o poi le cose cambieranno? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.